Ok, eccoci, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Paleos Code Academy 2020. Oggi torniamo a parlare di codice e musica. Parleremo di Sonic PI, che è un'applicazione che ci permette di fare live coding. Live coding cosa significa? Significa possibilità di codificare, scrivendo in codice appunto, informazioni musicali in tempo reale, quindi sostanzialmente di suonare in tempo reale con il computer, scrivendo codice, ma lo vedremo adesso appena chiudo la webcam. Ovviamente vi consiglio di scaricare l'applicazione Sonic PI, tanto è gratuita. Ora a breve vi mostro il link e che vi dico buon lavoro e buon divertimento. Allora, eccoci qui all'interno di Sonic PI. Vi mostro subito il link da cui potete scaricare l'applicazione. È questo sonic-pi.net. Semplicemente scegliete il vostro sistema operativo, Windows, Mac, oppure una cosa interessante è che in realtà era stato sviluppato per Raspberry. Questo lo rende particolarmente interessante per chi volesse in qualche modo poi usarlo veramente dal vivo, anche nelle scuole, perché i Raspberry sono dei computer che costano 50-60 euro, insomma, a seconda delle versioni. Quindi questo lo rende particolarmente utile sul versante scolastico, appunto in virtù del costo. Torniamo alla nostra app. Se andate qui in alto a destra, potete aprire il menu Help, dove trovate, vedete qui in basso a sinistra, trovate tutorial, esempi, i sintetizzatori che sono inclusi, ma oggi non ne parleremo più avanti nelle prossime puntate. Gli effetti, i samples sono i campioni. E poi c'è un po' di reference di alcune funzioni. Tutorial, partiamo da qui. Primo tutorial 1.1, programmare dal vivo. Selezionate subito questo testo qui, lo selezionate e fate copia, incolla e lo mettete qui nell'editor. Due parole su queste righe di codice. Live loop significa semplicemente che qui viene aperto il loop, quindi un ciclo infinito che girerà continuamente. Flibble è semplicemente il nome del loop, possiamo anche cambiarlo, per esempio mettere prova, e il ciclo viene chiuso con la riga end. Per fare partire il suono dobbiamo premere run oppure lo shortcut Alt R, che vi consiglio, e poi per stoppare lo shortcut Alt S. Facciamo partire. Ok, la cassa ovviamente è regolare perché con due righe ora non possiamo fare cose troppo complesse. Vediamo che cosa succede cambiando un po' di cose in questo codice. Intanto la riga sleep funziona esattamente come il blocchetto attendi di Scratch oppure la funzione delay di Arduino. Stop un secondo. Vediamo cosa accade a modificare la durata di sleep. Notate bene che la modifica posso farla appunto in tempo reale. Per esempio, se lo porto a 1, il BPM ovviamente si dimezza, quindi il nostro ritmo rallenta. Viceversa, se lo porto a 0,25, il BPM raddoppia. Ok? Riportiamolo a 0,5. Cerchiamo di capire adesso insieme cosa succede invece modificando il parametro rate, che fa riferimento al campione. Sample significa campione audio. Ok? Il campione audio è questo, BD house, che significa BD significa bass drum, quindi la cassa, la gran cassa. E house perché chiaramente è una gran cassa, anche se qui ora è scritto in maniera un po' slang, ok? House è perché è una gran cassa della musica house, ok? Musica da ballo. Rate, cosa fa? Se lascio 1, il campione audio viene in qualche modo riprodotto alla sua frequenza naturale con cui è stato registrato, con cui è stato campionato. Se metto rate 2, sentite? La frequenza della nostra cassa, cioè proprio la sua nota fondamentale, diventa più acuta. Perché
precisamente va un'ottava sopra. Questo perché? Perché è come se dicessimo al lettore interno del campione audio di andare al doppio della velocità. Sapete bene che se faccio girare una registrazione, un nastro al doppio della velocità, il suo pitch, la sua frequenza va raddoppia, ok? Diventa più acuta. In questo caso, quindi, il rate è il parametro che regola la velocità di lettura di un campione. Quindi al naturale sarebbe 1, se metto 2 raddoppia e quindi si va verso comunque una frequenza più acuta. Chiaramente posso usare anche i decimali, quindi se 1 era il naturale posso anche mettere 1,5. Ok? Ovviamente se metto la metà, la frequenza diventa più grave. Oltre a diventare più grave, sentite che anche il campione, il suono dura un po' più a lungo. Perché proprio immaginate che sia proprio fisicamente, immaginate che sia un nastro e in questo momento il nastro sta girando a metà della velocità. Quindi, oltre a diventare più grave, il suono diventa anche più lungo, che okay? La registrazione dura per più tempo, anche se è un singolo colpo percussivo. Ok? Vi faccio vedere un'altra cosa. Come vedete già da qui si può usare il cancelletto per fare dei commenti, quindi tecnicamente se io metto i commenti, il commento vuol dire che io tiro fuori, lascio la riga scritta, l'istruzione, il codice lo lascio scritto, ma semplicemente non viene elaborato, poi non viene eseguito. Qui però devo stoppare perché rimane il loop da prima. Se ora rifacessi partire questo codice, che cosa accadrebbe? Semplicemente viene eseguita una sola volta la cassa. Ok? Perché qui sto facendo semplicemente una sequenza, in questo caso di una sola cassa. Pari pari a come accade, insomma, dentro Scratch, che se semplicemente metto un blocchetto di suonare qualcosa fuori e non lo metto dentro un ciclo per sempre, o insomma dentro un ciclo ripeti un tot di volte, accade questo. Rifacciamo il nostro loop. Ok. Ora, alcune piccole irregolarità del tempo che sentite quando viene avviato al codice sono dovute al fatto che l'applicazione, vedete che ogni tanto mi dà questi errori, sono dovuti al fatto che l'applicazione adesso, mentre sto registrando il video, entra un attimino in conflitto, in concorrenza col buffer audio dell'applicazione video, ma insomma, voi non dovreste avere questo tipo di problemi. Ok? Andiamo avanti, iniziamo un po' a modificare questo codice. Ok, qui stiamo lavorando ovviamente su un ritmo fin troppo regolare. Immaginiamo di voler iniziare a costruire una qualche forma di pattern percussivo con questa cassa. Immaginiamo di voler creare magari un ritmo che fa in questo modo. Intanto mettendoci quattro colpi di cassa. Però ovviamente quattro colpi non regolari, cioè che non siano tun, 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 ma che creino uno schema ritmico. Magari potrebbe essere tun, tu, tun, 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 qualcosa del genere, ok? Quindi diciamo quattro colpi. Quindi ora per farla semplice, semplicemente. Così, e poi dovrò ovviamente, per farla nel modo più semplice possibile, dovrò poi lavorare sulle durate. Capite bene che, vabbè, qui chiaramente suona uguale a quello di prima, ok? Perché sono quattro colpi, ma sono separati dallo stesso intervallo di tempo. Ricordatevi che qui non stiamo ragionando in BPM, quindi non abbiamo un ritmo prestabilito. Dobbiamo essere noi con un po' di semplice matematica a capire. In questo caso, diciamo che 0,5 secondi equivale al nostro quarto della battuta. Ipotizzando che sia una battuta di 4 quarti, 0,5 equivale al nostro quarto, alla nostra semiminima. Ok? Quindi
Quindi possiamo dire che voglio fare un pattern tipo che tra il primo e il secondo colpo lasciare un quarto, tra il secondo e il terzo colpo magari mettere un ottavo di intervallo, tra il terzo e il quarto colpo un quarto e mezzo, quindi lo porto così, e poi nulla, l'ultimo colpo c'ho un quarto di intervallo e poi ricomincia. Ascoltiamo. Aspettate, ve lo stoppo così sentite bene qual era il punto d'inizio. Tum tu tum 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 tum. Ok? A questo punto la domanda potrebbe essere, ok, posso variare la singola, già qui si possono fare cose interessanti rispetto magari anche a Scratch o ad altre cose, se ci pensate bene. Ogni colpo di cassa è un oggetto indipendente, vedete? Un sample, sample. Quindi teoricamente potrei anche cambiare il suono di uno di questi colpi di cassa. Per esempio, magari voglio la prima cassa, voglio usare un campione diverso. BD, qui mi appaiono tutte le varie campioni di cassa, di bass drum che ci sono dentro. Magari voglio mettere la 808. Sentite che il primo colpo è diverso, ve lo faccio partire così lo sentite bene. Scusate, che dato l'errore. Il primo colpo è molto meno forte perché il campione è diverso. Vediamo di sceglierne un altro un po' migliore. Allora, quindi proviamo questo fet. Ok? Qui si sente meglio. Ok? Ripeto, ogni tanto vedrete sbucare degli errori qui a destra nel registro, ma non riguardano l'app. L'app è stabile, è che, dato che sto registrando il video, simultaneamente entra in concorrenza il buffer audio con l'applicazione che registra il video a schermo. Voi non dovreste avere poi questi problemi. Potete anche, dato che ognuno di questi è un oggetto a sé, potete anche variare la frequenza, ok? Di qualche colpo. Magari diciamo il colpo, questo qua, questo qui, questo che arriva dopo, lo possiamo mettere a frequenza doppia, vediamo. Sentite? Stop, sentite il colpo, questo qui, quello che arriva dopo un intervallo più breve, il terzo colpo ha una frequenza diversa. Ok? Ok, riproviamo, ho fatto qualche piccola modifica al buffer audio per vedere se riesce a essere un po' più stabile. Vabbè, andiamo avanti. Allora, possiamo anche aggiungere dei parametri ai nostri oggetti sample, al nostro oggetto campione. Per esempio, rimettiamo questo a 1 e semplicemente lavoriamo sul parametro amp che ci permette di dare un volume leggermente più basso a questo colpo qui, ok? Il terzo colpo. Sentiamo. Per comodità rimetto il campione house, così tutto uguale. E sentiamo che cosa succede qua. Qui però ho sbagliato io qualcosa, devo mettere lo spazio, eccolo. Sentite il terzo colpo? Il volume è più basso. Con amp posso regolare
il volume. Con 1 è al volume, diciamo, naturale, con 0,5 ho messo la metà. Ok, andiamo avanti. Come vi dicevo, qui in Sonic PI ora sembrerebbe più stabile il motore audio perché ho ingrandito il buffer della scheda audio. Come vi dicevo, non dobbiamo ragionare, non abbiamo una griglia prestabilita di eventi come nei programmi tradizionali come GarageBand, FL Studio, eccetera. Quindi non abbiamo un vero parametro metronomo, BPM, infatti se guardate nell'interfaccia grafica non c'è. Dobbiamo quindi costruirci noi i nostri riferimenti temporali lavorando appunto sui tempi di pausa. Quindi in questo modo noi possiamo creare incastri temporali di qualsiasi tipo. Da una parte questo può essere disorientante se intendiamo in qualche modo la composizione e l'esecuzione musicale in termini tradizionali, dove siamo abituati a mettere comunque degli eventi dentro una griglia prestabilita. Però diventa particolarmente interessante, e poi lo vedremo nelle prossime lezioni, quando vogliamo creare ovviamente poliritmie o cose del genere, perché non abbiamo griglie di fatto, possiamo in qualche modo incastrare dal punto di vista ritmico gli elementi nel modo che vogliamo, possiamo creare tutti i sistemi di riferimento perché il tempo è assoluto. Però possiamo comunque in qualche modo ora fare una specie di finto metronomo in qualche modo, perché ipotizziamo che questo pattern ci vada bene, però uno magari lo vuole rendere più veloce, senza ora andare a cambiare tutti i singoli numeri accanto alla funzione sleep. E proprio come avverrebbe dentro Scratch, che cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente creare una variabile, magari la chiamiamo durata, la facciamo uguale a 0,5, quindi qui scriveremo durata. Qui scriveremo durata mezzi, qui scriveremo durata, che volevo dire, questo era di 1, aspetta, non mi ricordo che cosa c'era, 0,75, quindi qui scriveremo durata per 1,5 e qui scriveremo durata e vediamo che succede. Ora all'inizio parte sempre con quell'errore perché, ripeto, c'è qualcosa ora che con la registrazione del video lo mette un attimo in difficoltà, però poi vedete che arriva. E quindi in questo modo io semplicemente, se metto qui durata 1, oppure se metto durata così, oppure se metto così, questa era quella iniziale, oppure posso anche fare così, scriverla così. Ora chiaramente rallentando è più piacevole, quando uno si avverte meglio quando lo accelera. Ok, in questo modo io ho la possibilità di praticamente avere una specie di metronomo, perché stabilisco il valore del quarto. Chiaramente ora sto lavorando, diciamo, su una pseudo battuta in 4/4, con durata stabilisco il valore del quarto e agisco su quella, e tutto il pattern viene eseguito più velocemente o più lentamente. Ok, andiamo avanti. Questa è la variabile. Possiamo creare anche una variabile relativa al nome del campione. Ok? Quindi possiamo creare, per esempio, un altro campione, una variabile che chiameremo S, per esempio, e dove ci mettiamo, scusate, devo fare una variabile così, sample, scusate, S uguale 2 punti,
Qui metterò il nome di un campione, nello specifico SN sono gli snare drums, cioè sono i rullanti. Se voglio sapere i nomi dei campioni vado qui, snare drums. E abbiamo questi a disposizione, diciamo che prendo l'SN Dub. Ok. E diciamo che sul secondo quarto e sul quarto quarto voglio mettere, invece di mettere la cassa, voglio mettere il rullante. Tolgo questo, tolgo la definizione del campione e metto direttamente il nome della variabile che ho creato, S, e vediamo. Rallentiamolo. Anche qui posso magari posso per esempio sul secondo il secondo rullante magari lo posso un attimino abbassare il volume mettendolo 0,7 ok e guardate interessante la cosa sul rate. Io posso usare anche i numeri negativi. Che cosa fa il numero negativo sul rate? Mi riproduce il campione al contrario. Ok? Questo è molto interessante. Ok? Benissimo. Adesso possiamo fare un'altra cosa. Lo rimetto così. Qualche errore lo continuo a dare, ma ripeto, l'applicazione in sé è solida. Gli errori sono dovuti al fatto che sto registrando insieme il video e quindi sto mischiando altre vari canali audio che mandano un po' in sovraccarico il buffer audio che ora ho aumentato, ma probabilmente non era sufficiente. Comunque andiamo avanti. Finora stiamo usando due campioni, la bass drum, quindi la cassa, e lo snare, che è il rullante, però non stanno suonando in simultanea, no? Uno suona prima, uno suona dopo. Vediamo cosa succede, se voglio in qualche modo suonare simultaneamente due campioni che suonano allo stesso modo. E vediamo adesso di inserire anche un campione, diciamo, intonato, perché questi sono suoni percussivi, quindi sono suoni indeterminati, in qualche modo, insomma, non è che riproducono una nota ben precisa, poi in realtà si possono intonare anche i suoni percussivi, però diciamo, mettiamo ora un suono con una nota ben precisa, proviamo a mettere qui sul primo quarto un altro campione, scriviamo sample, mettiamo questo qui, ambi choir, e lo mettiamo con rate 1. Ok, questo è chiaramente un suono intonato di una nota. Vediamo cosa succede se cambio la sua su rate. Va all'ottava sotto e viceversa se lo raddoppio va all'ottava sopra e se lo metto negativo suona al contrario, sempre all'ottava sopra. Ok? La cosa interessante anche qui è che ve lo rimetto alla rete originale. Ovviamente
questo campione, come quegli altri possiamo anche duplicarlo, quindi diciamo che vogliamo metterlo anche sull'ultimo quarto, quindi che suoni qua insieme al rullante. E magari la cosa interessante è questa, su cui mi soffermerò parecchio perché ne ho già parlato anche in altri video quando si è fatto cose che riguardavano un po' la musica con Scratch. I campioni sono proprio dei frammenti di registrazione. Che cosa significa? Se andiamo dentro Scratch, ad esempio, vediamo che possiamo in qualche modo utilizzare dei suoni dentro i nostri progetti Scratch attraverso due tipi di menu blocchetti. Abbiamo suono e abbiamo l'estensione musica. Ok, qual è la differenza fra questi due? Andiamo a vedere. Se uso i blocchetti dell'estensione musica, ad esempio metto questo e scelgo ora uno strumento anche qui melodico, diciamo che segno che prendo il... Dov'è? No, allora voilà, devo prendere questo, è quello percussivo, scusate, scegli lo strumento, eccolo qui. Diciamo che scelgo il sax. Ok, vedete, mi dice suona la nota 60. Qual è la nota 60? È un Do. Diciamo che voglio suonare un Sol. Diciamo che voglio suonare il Do all'ottava sopra, il Si bemolle. Ok, vedete? Cambio semplicemente la nota e lui me la suona. Viceversa, se uso i blocchetti suoni, riproduci suono miau. Intanto vedete che qui c'ho anche il miau, mentre di qua c'ho solamente strumenti musicali, quindi già questo vi dovrebbe far capire la differenza. Quindi qui posso anche avere dei suoni non strettamente musicali, ma posso anche scegliere dei suoni musicali. Per esempio, se vado appunto nei suoni, entro nella libreria di Scratch e vedete che c'ho anche qui dei campioni musicali. Per esempio, anche qui scelgo il sax, ok? E dalla tendina scelgo il sax. Ok? A sax non vuol dire un sax, significa che il sax, che questo campione audio, sta suonando la nota A. A è un La. Ok? Intanto vedete che questi sono proprio dei veri campioni, sono dei pezzetti di registrazione, perché vedete c'è la tipica forma, il profilo della forma d'onda, un po' come quando registrate un messaggio vocale su WhatsApp o su qualsiasi app di registrazione per il telefono, oppure su Audacity, sul PC. Quindi i blocchetti, diciamo, viola, del suono sono blocchetti che maneggiano campioni audio, quindi sono dei frammenti di registrazione. Mentre i blocchetti verdi sono dei blocchetti che gestiscono semplicemente delle informazioni MIDI. MIDI è il protocollo di comunicazione tra gli strumenti musicali elettronici, quindi sono semplicemente delle informazioni. E l'informazione qual è? Il numero di nota e la sua durata, che viene inviata al generatore, al sintetizzatore interno di Scratch per suonare un determinato strumento. È per questo che ci sono solo gli strumenti musicali, perché il sintetizzatore interno gestisce gli strumenti musicali, mentre come campioni audio, come microregistrazioni, possiamo avere microregistrazioni di note determinate di strumenti musicali o anche degli effetti sonori o dei suoni ambientali come il miau, il bau, eccetera, eccetera. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Se suono una nota parecchio grave con i blocchetti verdi, sentite, questo è molto grave, questo do qui. Ok, sentite la sua durata. Se per suonare una nota grave col campione, devo lavorare sulla sua frequenza. Quindi metterò qui, cambia la frequenza di meno 10. Quindi concretamente, come abbiamo visto anche in Sonic PI, devo proprio rallentare la velocità di riproduzione della microregistrazione.
Quindi sentite che via via che va giù, sentite che il suono diventa più lungo, non solo più grave, ma è anche più lungo. Lo vedete anche visivamente perché il blocchetto rimane illuminato per più tempo. E diventa più lungo perché è proprio la registrazione che andando più lentamente allunga il tempo di riproduzione. Mentre di qua questo non avviene. Perché questo non è un campione. Questa è semplicemente un'informazione che dici suonami la nota 24 per 0,25 battute. Quindi sempre quella è la sua durata. Ok? E invece questo è proprio un pezzetto, è come se fosse un nastro dove c'è registrata la nota La di un sax che lo rallentiamo. Rallentandosi, ovviamente, la nota diventa più grave e anche più lunga. Ed è la stessa cosa su cui stiamo lavorando su Sonic PI, i campioni. Adesso, poi ovviamente anche dentro Sonic PI, come avete visto prima nell'help, anche Sonic PI ha i suoi sintetizzatori e ne parleremo la prossima volta dove, a cui possiamo inviare delle istruzioni di nota. Ma oggi stiamo semplicemente lavorando con i campioni. La domanda a questo punto può essere: e quindi io posso usare i campioni come se fossero e creare delle singole note? Certo, basta semplicemente lavorare, è un effetto che si usa anche nella discografia, eccetera. Basta che lavoriamo sulle frequenze e riusciamo ad intonare il campione in virtù della frequenza, ok? Quindi la domanda è: ok, se raddoppio la frequenza posso andare un'ottava sopra, se la di mezzo un'ottava sotto, e gli step intermedi? Io vi ho preparato questa risorsa che poi allegherò nel sito. Vabbè, intanto dal punto di vista, come dire, dal punto di vista scientifico, basta in qualche modo trovare. Ora scusate, ci metto un po' a caricare. Eccola qua. Basta trovare una tabella del genere dove andando a conoscere le frequenze in hertz delle singole note, poi basta fare, diciamo, la proporzione, insomma, stabilire qual è la differenza percentuale fra la nota di partenza e la nota di arrivo e cambiare quindi il parametro rate di quella percentuale. Io comunque vi ho già preparato in anticipo qui alcuni intervalli. Eccolo qua. Diciamo che questa è la nota di partenza, lo 0. Per esempio, se voglio fare una quinta sopra, quindi 7 semitoni sopra, devo aumentare la frequenza del 50%. Quindi, torniamo un attimo in Sonic PI. Diciamo che questa seconda esecuzione del campione la voglio fare una quinta sopra, dovrò quindi mettere 1,5. Scusate che chiudo Scratch. Allora, eccomi. No, qui ho cambiato, scusate, il rullante, è lui che devo fare diventare 1,5. Ok? Viceversa, se invece lo voglio portare, che ne so, una quarta sotto, quindi 5 semitoni sotto, dovrò ridurlo in percentuale di un 25% la frequenza, quindi porterò il suo rate. Ok? In questo modo uno può chiaramente utilizzare anche i campioni a scopo melodico, anche se abbiamo una sola nota a disposizione. Sappiate che questa tecnica qui è la tecnica con cui sono realizzati gli strumenti musicali elettronici. Si creano, si chiama tecnica del multisampling. Si creano delle microregistrazioni delle singole note di uno strumento, che ne so, del pianoforte, dell'organo, di un'altra cosa. O anche delle chitarre, eccetera. Ovviamente gli strumenti musicali elettronici di solito sono a tastiera, quindi gli strumenti a tastiera vengono meglio, sono riprodotti meglio. Ma com'è che si crea la libreria interna di un pianoforte virtuale? Si prende un pianoforte vero e si campionano le singole note.
Oggi che abbiamo a disposizione una quantità industriale di RAM, di stoccaggio sugli hard disk, ovviamente i campioni sono tantissimi. E infatti oggi i pianoforti digitali hanno un'ottima resa. Vari anni fa, quando la tecnologia digitale, come dire, lo storage dell'informazione era più costoso ed era anche più difficile, si usavano meno campioni e poi i programmatori usavano quei campioni strecciandoli, allungandoli, accorciandoli e lavorando su altri parametri che poi vedremo in parte nelle prossime lezioni, riuscivano poi a coprire l'intero spettro di tutti i tasti. Ok? Ed è quello che facciamo adesso un po' qui, lavorando appunto sulle frequenze. Ok? L'ultima cosa che vi faccio vedere oggi è un ultimo parametro, poi ne parleremo meglio nelle prossime lezioni quando parleremo degli inviluppi. È il parametro del sustain, che possiamo anche inserire qui. Il sustain è il sostegno del suono, quindi diciamo è la parte del corpo del suono dopo l'attacco, in qualche modo, che io posso, magari voglio ottenere un suono meno lungo, più secco. Ora ve lo faccio ascoltare, proviamo così. Sentite che il primo coro adesso, lo metto anche qua. Ok? Se metto 1 in sustain, il suono, diciamo, l'inviluppo del suono, il suo volume scorre al naturale. In questo modo invece lo accorcio, lo tronco. Questo tipo di effetto di troncatura della coda del suono, diciamo in gergo tecnico, si chiamerebbe, può essere fatto anche a posteriori, diciamo, e si chiama gate, serve per tagliare le code del suono in modo da poter utilizzare anche dei suoni melodici, di dargli, in modo da potergli dare dei suoni melodici lunghi in qualche modo. Perché chiaramente ci sono suoni melodici che sono un po' più naturalmente percussivi, che ne so, il suono della corda pizzicata, che ha un sostegno e un decadimento più rapido, rispetto, magari, come dire, a una nota tenuta di uno strumento a corda, dove si usa l'archetto, ok? Quindi, con il gate io posso troncare le code dei suoni in modo da incastrare precisamente in una determinata casella ritmica anche un suono non necessariamente percussivo in senso stretto e renderlo un po' più ritmico in questo modo. E qui possiamo lavorare sul sustain. Quindi se lo tengo a 1, ho la sua evoluzione naturale. Se lo riduco, lo accorcio, proprio lo taglio, zac. Ok? E quindi teoricamente poi potrei anche fare dei pattern ritmici. Ok? Qui si conclude la nostra prima lezione su Sonic PI. Vi invito a scaricare, fare esperimenti e magari rivedetevi anche, se avete tempo, i miei webinar dove ho parlato, ora magari ve li faccio vedere nel sito, dove ho parlato un po' di codice e musica dentro Scratch, o anche dove ho parlato di altre cose di musica in generale, ce ne sono 2 o 3 fatti l'anno scorso, però in particolare quello di Scratch ora ve lo mostro. E niente, che vi dico buon lavoro, aspettate un attimo che vi mostro il webinar dove ho parlato appunto di codice, musica e Scratch qualche mese fa. Allora, eccolo, lo trovate dentro il corso Coding per la scuola primaria ed era questo qui: Coding per la musica, metronomo, partitura e pianoforte, era fatto con Scratch. Quindi poi fate inizia subito, come sapete, se siete già iscritti al sito, ed è quindi il terzo video. Ora non sono loggato, insomma, comunque se siete già iscritti al sito lo trovate. Era questo qui: Coding per la musica, metronomo, partitura e pianoforte. Ciao a tutti, buon lavoro, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima lezione. Ciao!